Buongiorno, buon 8 settembre, siamo già ovviamente a metà settembre, acido folico. Allora, oggi vlog, notare i miei capelli che raga, oggi li lavo, dopo andiamo a pranzo da mia mamma, così... Ci sono i miei genitori che restano, diciamo, con il piccolino mentre io mi lavo i capelli, perché ora insomma si muove, si sposa e tutto quanto. Perdonate il casino, ma sono i balconi aperti. È ritornato un po' di caldo, ma non è eccessivo, si sta bene. I bimbi dormono ancora, anche Leo, stranamente, perché di solito appena sente che mi sveglio, si sveglia anche lui, è un radar. Però stamattina sono riuscita a farlo riaddormentare. Quindi mi vado questa colazione in silenzio, magari riesco anche a iniziare a fare qualche faccenduccia di casa. E niente, vediamo come si svolge la giornata. Andrò a pranzo però appunto da mia mamma. Ci tenevo a fare questo vlog perché oggi Samuele farà il primo allenamento nella nuova scuola di calcio, quindi insomma. Così abbiamo anche il ricordo di questa giornata, perché per l'appunto lui è molto emozionato e aspetta da diverso tempo questo giorno. Doveva già iniziare settimana scorsa, ma senza il certificato medico pronto non lo facevano iniziare, quindi abbiamo dovuto aspettare un pochettino. Comunque, ora faccio colazione, mi rilasso, magari guardo qualche video nel frattempo mentre faccio colazione, tanto i bimbi dormono per l'appunto. E niente. Si è svegliato Popolino. Si è svegliato Popolino, Bobolino. Vedete quel tagliettino che ha sotto la bocchina, si è fatto anche il labbrino. Ieri si era appeso sulla cesta dei giochi, su quella là. Si è aggrappato, è scivolato e ha battuto la bocchina. Per fortuna niente di grave. Si va a prendere il pannolone. Hai fatto un record? 20 minuti? Eh? 20 minuti? Hai dormito 20 minuti in più? Eh? Che bravo! Se la mamma si metteva un po' vicino a te, dormivi un altro po', vero? Andiamo a cambiare il culetto, dai. Si cambia il culetto. Mamma ti dà la colazione. E faccio le faccenducce di casa? Sì? Ok, il mio amore si sveglia. Eccolo che sta così. Sempre con una gran fame. Io gli compro questi cornettini piccoli perché li vede da me e li stradora. A volte, quando ha parecchia fame, me ne chiede due. Quindi ora gliene do uno e se ha ancora fame gli do già la frutta a sto giro. Buongiorno. Tieni, amore, tieni. Se non gli dai il cornetto, la mattina lui si arrabbia. Perché, allora, lui la notte prende il seno, ma io penso, cioè la notte sento che tipo non mi esce più niente, non so come spiegarlo, e per me non ne esce più niente perché si sveglia con una fame da lupi e infatti durante la notte mi fa fuori anche, questa qui me la porto nel letto, anche l'acqua perché a volte vedo che ciuccia, 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 insomma per staccarlo gli do anche l'acqua. Quindi ecco, diciamo che ora la notte durante i risvegli notturni è diventata solo una coccola, quindi ecco, ancora non sono passata al latte, diciamo quello normale, sto aspettando che compia un anno, che poi dopo l'anno in teoria posso dare anche il latte intero. Ora tanto poi abbiamo il controllo dal pediatra e mi farò consigliare perché per l'appunto sto cercando di eliminare il seno, già l'abbiamo eliminato definitivamente durante il giorno, lo prende solo la sera per dormire e per i risvegli notturni. Insomma, la mattina si sveglia con una fame da lupi, quindi gli do il cornettino, che perché
io ho questa abitudine e quindi niente, li prendo questi qua piccolini del forno, cioè lo zucchero, regà, lo so, quel che non ammazza ingrazza. E con Samuele stavo super attenta, fino a 3 anni non ha mai toccato niente, a parte Samuele non è mai stato un gran mangione, cioè Samuele lo dovevi torturare per farlo mangiare, invece Leonardo, no, Leonardo si siede a tavola e vuol mangiare, vero? E quindi niente, sicuramente un cornettino non gli basterà, io non so questo bambino come faccio avere tutta questa fame, sono cornettini quelli, sono piccolini, però per lui dovrebbe essere tanto. E quindi insomma in caso io ho già cacciato fuori queste fruttine frullate che compro alla Coop della Melinda e questa dovrebbe essere, perché non c'è, ah ecco qui c'è scritto mela e mirtillo. Mangia anche la frutta fresca a pezzi, ecco, questi sono pratici magari per le merendine, così colazione e merenda. E poi ecco la mela a pezzettini, gliela faccio solamente a cubetti, quindi insomma la frutta fresca la mangia. Anche ieri sera gli ho fatto le carote, quelle che avevo fatto, ah no, ancora forse no, sì, perché caricherò prima il video spesa. Che alla fine ho fatto una cavolata perché pensavo di proporgli queste carote in mano, perché dovrebbe essere tipo taglio sicuro, però alla fine gliel'ho fatte a pezzettini come contorno ieri con l'hamburger, quindi insomma praticamente mangio quello che mangiamo noi, ovviamente senza sale. Il cornettino alla mattina con lo zucchero lo mangia, va bene, ormai è grande, non è vero, però va bene così. Comunque, se anche voi dopo l'anno avete smesso di allattare, avete iniziato a proporre qualche latte, diciamo, tipo normale, non so, ai vostri bimbi fatemelo sapere, datemi qualche consiglio su che latte usare, perché ecco, vorrei proporlo soprattutto magari la sera per dormire, penso che il passaggio del biberon lo devo usare per forza, mentre magari la mattina o con qualche biscottino da sgranocchiare o con un po' di frutta, magari glielo posso proporre nel bicchierino, nella tazzina, che volendo io ho questa qua sua, del set pappa, comunque ai manici, e magari l'idea di fare colazione nella tazza mi sta a pensare un po' al biberon la sera, perché poi tra virgolette dovrebbe prendere, diciamo, un altro vizio, io vorrei eliminare, cioè completamente, però non posso fare il passo più lungo, più che altro perché qualcosa sicuramente gli ci vorrà come coccolina per dormire, e il seno entro febbraio lo vorrei eliminare proprio perché comunque partorirò la piccolina e quindi ecco, devo allattare lei, quindi volevo evitare di fare, di tra virgolette allattare entrambi, poi ecco, se non sarà pronto in qualche modo si farà, solo che comunque 3 giorni in ospedale io ci devo stare e lui 2 o 3 giorni in ospedale starà senza di me, quindi metti la scarica e quindi niente, questo è comunque, mentre lui fa colazione mi metto a fare un po' di faccenducce di casa. Ora se Bobolino sta un attimo giù, alla fine di dare un attimo il cincino in bagno, vero? Quanto amore, quanto amore, mi dai, quanto amore, quanto amore questo amore, quanto amore, bacino alla mamma, fai vedere come dai i bacini, Leo, dai un bacino alla mamma, Leo, ti vai a dare un bacino alla mamma, dai un bacino alla mamma, perfetti, mi dai un bacino alla mamma, no, non gli va, non gli va. Ok, per ora non c'è tanti giochi in mezzo, ho preso solo la Vespina e penso un altro giochino, il mio popolino. Ho anche sistemato la cucina, qui si deve asciugare ovviamente avendo Leo sparso per casa, devo lavare a zone. E niente, anche qui si sta per asciugare, la camera da letto, devo solo risistemare le tende che ho, insomma si è asciugato, rifinire un pochino il letto. E niente, qui c'è il grande che ancora se la dorme,
quando si sveglia pulisco e risistemo i letti, insomma questa è la sistemazione che utilizziamo solo la sera per dormire. Allora, mamma si è svegliata, Leo sta già facendo il suo pisolino, aveva sonno, abbiamo già preparato i panni per questa mattina e stiamo già iniziando a sistemare la sacca da portare, che ci porteremo dietro perché per l'appunto siamo a pranzo dalla nonna e andremo, oh merda, questa porta che ogni tanto sbatte, ci porteremo già la sacca degli allenamenti dietro, aspettate che... Dice Leo che dorme, so chiudo un attimo che se no è un disastro. Nel borsone. Oggi poi gli daranno tutto, ci daranno il borsone, il completino, insomma comunque noi intanto ci prepariamo la nostra sacca. Allora qui andremo, perché poi è anche venerdì, quindi dopo gli allenamenti andrà dal papà a cena, non so se farà poi la doccia al campo quest'anno, comunque... Qui in queste sacchettine di scena che riutilizzerò, allora qui andremo a mettere i scarpini nuovi che gli ha comprato la nonna, fai vedere che belli, sono della Puma, questi qua, mettili qua, sono nuovi per questo sono nel letto, mettili in questo sacchetto, qui andrò a mettergli l'intimo, le mutandine e i calzini. E in questa sacchetta grande di Ikea andremo a mettere il completino poi per oggi, che consiste in un pantaloncino che ha scelto lui. A parte che questi pantaloncini, diciamo, sportivi scarseggiano perché è cresciuto tanto, quelli vecchi li ho dovuti dare via, insomma, è rimasto praticamente con due pantaloncini, quindi abbiamo questo pantaloncino. I calzinotti, anche questi, praticamente sono da ricomprare, amore, perché ce l'hai dal primo anno che hai iniziato a giocare a calcio. Anche quelli bianchi. E quelli bianchi, penso, non li ritrovo. Ora, poi vediamo cosa ci danno agli allenamenti con il kit e poi andremo a ricomprare un po' di robina. E ha scelto questa magliettina per allenarsi. Ora, il completino lo andremo a mettere in questo sacchetto. Oh, mi alleno con quella. Vediamo se gli danno poi il completino già oggi. E poi in questa bustina dove andrò a mettere il completino, dato che poi insomma i panni saranno puliti perché insomma li metterà giusto per andare a pranzo dalla nonna, questi panni poi li andrò a mettere in questa bustina e che andrà poi sempre nella nostra sacca della Nike. Abbiamo anche la borraccia della Nike. Non so, forse gli danno anche la borraccia, comunque ora... Ci sistemiamo queste cosine per il primo allenamento di oggi. Ok, abbiamo preparato già la sacchetta, l'abbiamo messa lì vicino all'ingresso. E no, la borraccia poi la riempiamo oggi con un po' di acqua freschina. Abbiamo anche la borraccia coordinata, sempre della Nike, poi anche questa la usa dal primo anno di allenamenti. Sì, quelle sono quelle del cinema, le tazze, quelle che... Ciao, sia questa... Che di Luigi. Aspetta, amore, se gliela vuoi far vedere te la devo prendere. Questa è Disastro. Questa era di Davide che del calcio gliel'ha regalata quest'anno, penso la useremo per la scuola perché è più grande. Questa qua, raga, non ci, cioè queste di ferro per me puzzano, cioè non lo so, preferisco evitare di dargliele. Preferisco queste qui di plastica in questo modo. Ah, quest'altro bicchierino. Ah, e abbiamo anche il portamerenda nuovo che ha ricevuto la nonna. È bagnato perché che c'è forse dentro? non c'è niente. Ma Che mi sa, quest'anno possiamo usare anche questo, però è parecchio grande. Ok, mi sono preparata anch'io. Ho messo giusto un magliettone e un pantaloncino. Mi fanno tutte le roccette. Aspettate che ho. Ok. Siamo già pronto, anche lui ora sta leggendo il libro che ha comprato, il diario di una schiappa in fississima, ieri ha tipo letto 50 pagine e quindi insomma si è chiuso in camera a leggere tranquillo e niente, tra 5 minuti scendiamo, andiamo dalla mamma, forse ci fermiamo un po' al parchino prima, non lo so, sono le 11:30, vediamo un pochettino che ore si fanno. E Leo si è svegliato un po' noiosino. Siamo venuti un po' al parco, questo che hanno rifatto nuovo vicino a casa di mamma, che è molto carino. Stiamo una mezz'oretta, poi andiamo a pranzo.
Guardate che bello. C'è anche quello per saltare. Samu, fai vedere quello? Come si salta? È proprio un trampolino. Qui c'è l'euro, andiamo anche nei giochi dei bimbi. Guardate che carino. Troppo bellino. E lì ci sono tutte le cose in miniatura per i bimbi, come Leo. E amore! Lo scivolo, questo è bello grande. Vai, ora ti porto anche, ora porto anche te. Stai attento, eh. Dove vai, Leo? Mamma, io scelgo. L'altra volta sono sceso da qua. Poi mamma, come i pompieri. Tre, due, uno, woo! Ora vi fa vedere che scende dal come dal palo, il palo, mi veniva il nome. 3, 2, 1. Wow, che pompiere, come il nonno. Qui c'è Leo che fa disastro. Questo è il vecchio passeggino della mia cugina, dei suoi bimbi, che ho qui, dato che mia mamma sta al quarto piano. Ragazzi, non so se si nota. Ti sei incastrato? Ma è talmente grande che Leo ancora fa il pisolino qua al pomeriggio, perché non ho altri passeggini, quindi insomma, finché va. Amore, esci di qui. Comunque abbiamo mangiato i risini, i pomodori, la frittatina. Vieni. Ora ci riposiamo un po', giochiamo. E poi la mamma va con Samu agli allenamenti. Vieni. Oh, quanto amo fare la doccia da mia mamma, perché c'è mia mamma che mi tiene i bimbi. Mi sono anche fatta un po' di depilazione al faccino. E vi volevo consigliare, io uso solo queste, cioè io vado da Eurospin apposta, le strisce depilatorie, fiori di magnolia. Le ho provate di tutte le marche, di marca, Licia, Vet, Coop, sono buone, sono queste, almeno per me. E quindi niente, mi sono anche depilata un pochettino, ora mi asciugo i capelli che, guardate, ma corti. Li passo, faccio passare la piastra dalla mamma. E poi c'è Samuele qui che vuole entrare in bagno, io non voglio nessuno. E niente, oddio, non ce la farò mai. Sono venuta a riprendere Leo, che andiamo a casa. Samuele, gli allenamenti, tutto bene. E diciamo che, scusate, gli occhiali, i 550 euro di calcio, che sono il doppio praticamente di quello che ho sempre speso gli altri anni nelle altre scuole di calcio. Regà, se le meritano tutti. Un altro livello, sono sincera. E quindi bene, non ho potuto riprendere perché ragazzi c'erano veramente tantissimi bambini, quindi insomma per privacy, ecco, non ho ripreso. E niente, ora andiamo a casa che ci prepariamo, hopla, che poi riusciamo a mangiare una pizza. Mamma poi è rimasto col, insomma rimane col papà. E quindi niente, ora andiamo a casa, ci prepariamo, ci faccio un'altra doccia, che ho fatto una sudata per scendere queste scale. E niente, andiamo a mangiare una pizza e fare una passeggiata con degli amici. Ciao, al prossimo video.